video trasformo questa gonna qua, che è una gonna in jersey colore nera, vedi, un tessuto veramente morbido, bello morbidissimo, leggero, quindi è ottimo per l'estate. E faccio solo un piccolo accorgimento, cioè in realtà non la stravolgo, ma metto solo delle clip, come vedete, delle clip vengono chiamate così, maschio e femmina, queste sono in metallo, ma ci sono anche in diversi materiali. Come la plastica, ad esempio, queste sono in metallo, quindi metto queste clip sul davanti e sul dietro, ovviamente alla stessa altezza, facendole combaciare, e poi così posso indossare in diversi modi questa gonna. Quindi guardate il video tutorial, io ve lo consiglio perché se avete una gonna nera, a parte che anche al mercato la trovate, io questa l'ho comprata a Lidl qualche mesetto fa. No, scusate, un anno fa l'ho comprata a Lidl la scorsa estate, però insomma si trova anche al mercato una semplice gonna nera sfasata. Guardate il video tutorial, mettete pollice in su se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Poi cliccate sulla campanella per essere avvisati ogni volta che faccio un video nuovo e condividete il video nei vostri social o con i vostri amici se vi fa piacere. Quindi buona visione. Questa qua è la gonna svasata, è in cotone elasticizzato, in jersey, è un tessuto molto morbido e quindi si presta bene a questo tipo di tutorial, questo tipo di abito che andiamo a realizzare. Questi sono i bottoni a pressione che adesso vi farò vedere come li ho posizionati. Queste sono le misure della gonna. E la gonna è larga 90 cm sotto e la divido in 6 parti, quindi fanno 15 cm per parte. Quindi andrò a mettere 1, 2, 3, 4, 5 bottoni. Questo mi serve per distanziarli in modo esatto, quindi sia sul davanti che sul dietro. Quindi con una morgantina prendo le misure, potete anche usare un semplice metro e poi col gessetto mi segno i punti dove vado a mettere i bottoni. Questi sono i bottoni, ci sono sia in metallo che in plastica, già li vedete un po' attaccati. Ecco. Questi sono quelli in plastica semitrasparente. Poi li venderanno anche in tanti colori. Io questi li avevo in casa e quindi ho usato quelli che avevo. Quindi li vado a posizionare. Uno lo metto sull'estremità, quindi sul bordo fuori, e l'altro invece sotto, nel bordo interno. In questo modo. E poi si chiuderanno così e si potranno fare tante combinazioni, quindi una gonna che potrà diventare anche abito. Per prima cosa vado a mettere gli spilli sopra, il segno, così ho la giusta posizione sia sopra che sotto di dove mettere i bottoncini. Ecco qua, lascio quindi la parte dove devo attaccare i bottoncini, la lascio libera, così posso attaccarli più facilmente. Quindi lo spillo lo tengo sopra. Ecco, così si vede anche la posizione del dietro.
Prendo ago e filo e inizio ad attaccare il bottoncino, quindi sia davanti che dietro. Uno nella parte superiore e l'altro nella parte interna. Vado a mettere i bottoni in tutti i punti che abbiamo posizionato con gli spilli e poi la gonna trasformabile è pronta per essere indossata. Quindi basta metterla capovolta e poi attaccare i bottoncini in diverse posizioni, così cambia il modello dell'abito. Io intanto sto facendo un modello più semplice. E poi potete dare sfogo alla vostra fantasia e fare tante altre combinazioni. Infatti basta mettere un cinturino in vita e già il modello cambia. Ho attaccato anche gli altri due bottoni, così la manica si è allungata e abbiamo già un altro modello. Potete anche fare un monospalla. Mi basta attaccare i bottoni davanti con quelli dietro e combinarli in tanti modi. Qua invece l'ho messa più in alto, quindi da gonna è diventata abito, e poi ho messo un cinturino, quindi qua diventa un semplice abito. Qua non c'è bisogno di attaccare i bottoni, ad esempio, quindi potete lasciarla anche così. Poi invece in questa stessa posizione, attaccando i bottoni sotto, viene una specie di tutina con il pantalone alla turca. Quindi che è molto ideale per una serata in spiaggia, quindi è un'ottima idea anche da portare in vacanza, perché con una semplice gonna hai tanti outfit da poter sfoggiare, quindi si libera molto spazio in valigia. Queste sono solo alcune combinazioni, poi date sfogo alla vostra fantasia e mi potete anche taggare nei vostri lavori, sia su Instagram che su Facebook, così mi fate vedere anche le vostre idee. E anche per questo video tutorial è tutto. Iscrivetevi al canale e seguitemi nei social, mettete pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!